Cari amici di Barba Biancorossa, purtroppo si conclude questo sogno targato rincorsa del Bari alla promozione in Serie A. Si conclude con un gol di Pavoletti negli ultimi minuti, a due minuti, tre minuti dalla fine, sotto una pioggia incessante, una partita che comunque è stata sul pallino del gioco, l'ha avuto sicuramente il Cagliari, perché aveva un risultato utile per salire nella massima serie, l'ha sfruttato nei minuti finali, quindi voglio dire anche la fortuna gli ha dato seguito. Chiaramente il Bari ha prodotto quello che poteva produrre, insomma anche cambi che sono stati forzati, come quello di Cesare, che non ha accusato più l'energia necessaria per proseguire la gara. Seter stesso è stato cambiato, Moracchioli stesso è stato cambiato e Caprile ha fatto delle parate anche miracolose, però voglio dire alla fine dei conti il risultato dice Bari 0 Cagliari 1, Cagliari promosso in Serie A. Diciamo che è una delusione cocente, ci vorrà del tempo, io credo tanto tempo, per digerire questo risultato da parte dei tifosi, noi che siamo stati sotto una pioggia incessante che ad un certo punto sembrava quasi una pioggia, come dire, salvifica, quasi è arrivata nel momento in cui lo stadio tutto quanto cantava di riprendere quella cosa lì, quella massima serie che manca oramai da 12 anni, 13 anni, ed è stato un momento veramente commovente anche per quanto riguarda il tifo biancorosso, che non ha smesso mai per un minuto di sostenere la squadra. Stadio caldissimo, record di spettatori, non so, veramente io stavo stretto vicino anche a gente che, oltre a coloro con i quali frequento abitualmente la curva, anche gente che non conoscevo, che sentiva battere dentro di sé la passione per questi colori, per questa squadra, per il raggiungimento di un risultato che poteva essere veramente qualcosa di inaspettato, pensando ad una squadra che è chiaramente neopromossa. Il Bari, ricordiamolo, è una squadra neopromossa dalla C alla B e che è andata vicinissima al raggiungimento della massima, del massimo campionato, della massima serie, ovvero della Serie A. Quindi io non ho molte parole, nel senso che io naturalmente questa cosa la devo un attimino elaborare, perché qui io, come tante altre persone, sarà molto difficile l'elaborazione di questa sconfitta casalinga, soprattutto avvenuta nei minuti finali. Però c'è da dire, c'è un però, è un però molto grande. L'ho detto prima, una squadra neopromossa, una squadra che ha entusiasmato tante persone, tanti addetti ai lavori, tanti osservatori del calcio, comunque gente che guardava la serie cadetta, la serie B, ma comunque gente che frequenta i salotti del calcio, che contano soprattutto per la spinta del pubblico, spinta record a livello europeo dello stadio San Nicola. E su questo fattore io batto il ferro pesantemente, perché sfido io tante tifoserie della Serie A ad avere uno stadio del genere, con una spinta di pubblico del genere. Si contano manco sulle dita di una mano. Perciò, oltre questo aspetto che è di tifo, poi andiamo all'aspetto campo. L'aspetto campo chiaramente decreta il fatto che comunque è una squadra, ribadendo per la terza volta, una squadra neopromossa, una squadra che comunque è stata, se vogliamo, una
una delle outsider, io ci metto magari anche il Sutiro che è arrivato alle semifinali, sempre da neopromossa in questa serie cadetta, e una squadra che è arrivato a due minuti dal, a tre minuti, due minuti, tre minuti, non so, perché a quel punto con la pioggia non seguivo nemmeno il cronometro, non seguivo nemmeno il timer, i minuti di recupero che c'erano. Però io comunque, cioè, voglio dire, ragazzi, non bisogna essere è chiaro che adesso la delusione è tanta, è cocente, perché è preferibile perdere una partita 0-3 in casa, 0-4, almeno ammetti che, che l'avversario tuo è molto più forte, è venuto in casa tua, ha battuto cassa, ti ha fatto 3-4 gol e meritava la Serie A. Però perdere a quel 2-3 minuti dalla fine, veramente, ragazzi, da uscire pazzi, è veramente da uscire fuori di senno, come lo siamo un po' tutti noi. Però comunque alla fine di questa stagione vanno ringraziati questo gruppo, questa squadra, questi ragazzi, il direttore Polito che ha costruito questa squadra, che ha entusiasmato lungo tutta quanta la stagione. E niente, aspettiamo quelli che saranno i responsi di fine stagione, ovvero i commenti, le analisi, le discussioni, la programmazione, la progettazione, soprattutto della nuova stagione che è a venire, ovvero la prossima 23-24 di Serie B, purtroppo per noi. Però con un'analisi, un applauso grande con tutto il cuore ai ragazzi e al mister, almeno per quanto mi riguarda, almeno per quanto riguarda Barba Biancorossa, squadra, mister e direttore sportivo, assolutamente gli faccio un grandissimo applauso per questa stagione. Si è conclusa così, lo sappiamo, il calcio è così, è crudele a volte, ma è crudelissimo, a volte è crudelissimo anche a due minuti dalla fine, anche a un minuto dalla fine. Però chiaramente bisogna accettare il verdetto del campo. Il verdetto del campo dice che il Cagliari sale in Serie A e il Bari rimane in Serie B. Vediamo con quale roster, quale sarà il roster delle squadre che comporranno anche la Serie B della prossima stagione. E naturalmente io vi saluto, vi esorto ad iscrivervi al canale, almeno fatemi salire di iscritti in questa giornata triste, uggiosa, malinconica per certi versi. E non lo so, lasciate un like, fate, commentate, fate quello che volete, insomma, non so altro, non ho altro da dirvi se non quello di salutarvi con tutto il cuore per seguire il canale. La delusione è tanta, complimenti a chi è andato in Serie A, grandi complimenti alla mia squadra che porterò sempre nel mio cuore. E appuntamento al prossimo video, che sarà sicuramente sul detto del dopopartita, sull'analisi delle parole di mister Mignani, dei protagonisti della gara, i giocatori, non lo so se si esprimerà anche il presidente Luigi De Laurentiis. E vi do appuntamento, come detto prima, al prossimo contenuto video, sempre Ale la Bari Ale, sempre ancora più forte. Un bacio a tutti quanti voi, ciao ragazzi.